Buonasera e benvenuto. Come ti senti alto? Sente altissimo. Benvenuti alla conferenza stampa che presenterà il Movimento 5 Stelle, il nostro candidato a sindaco Luigi Nava, e per lui facciamo un grande, grandissimo applauso. È bello iniziare la partecipazione. Quello che vorremmo sottolineare stasera è la partecipazione, il voto. Ecco, questa cosa che sembra che chi ci governi non voglia far fare i propri cittadini, che dicano di restare a casa. Ecco, questa è la partecipazione che vorremmo tutti i giorni, tutti i momenti e tutti istanti. Perché chi fa politica, chi crede nella politica, nella cittadinanza attiva, come noi cerchiamo di portare ogni giorno nei consigli comunali, consigli regionali, in Parlamento e in Parlamento europeo, è la partecipazione. Questo chiediamo a Villaricca con la lista che oggi presenteremo, con il programma che presenteremo, è la partecipazione e la trasparenza dei cittadini nei comuni. Vorremmo che il comune di Villaricca diventasse totalmente trasparente, ma questo aiuto non verrà soltanto dai consiglieri comunali e dal candidato sindaco, ma verrà da tutti voi. Perché nel momento in cui... Nel momento in cui voi, quel 7 giugno, giusto? Si vota il 5 giugno. Quel 5 giugno, dal 6 in poi, se non ci sarà nessuno ad aiutare questi ragazzi, credetemi che la nostra rivoluzione culturale fallirà il giorno dopo. Perché quel 6 giugno è più importante del 5. Noi non vogliamo che quel 5 sia una semplice X sul movimento, poi tornarsene a casa e dire prima che fanno pure chist. Mettere alla prova il Movimento 5 Stelle, no. Noi vogliamo che il 6 ci siate tutti, insieme a Luigi e tutti gli altri ragazzi, per far vedere esattamente cosa significa partecipazione. Quella partecipazione che voglio sottolineare ancora una volta, perché domani si vota. Votate quello che volete, ma andate a votare, date un grosso segnale a chi non vuole più far partecipare i cittadini alla vita politica italiana. Diciamolo con forza. Iniziamo da qui e iniziamo da me, perché credo che da qui siamo partiti 10 anni fa con una trafila lunghissima. Prima semplici cittadini che andavano a bussare alle porte dei vari consigli comunali, dei vari ministeri, fin quando nessuno ci apriva. Fin quando le persone di Gianroberto Castellino e di Beppe Grillo... Non ti sente benissimo il microfono, dopo lo cambiamo. Hai ragione, allora è colpa mia, Sergio, scusami. Le persone di Gianroberto Castellino e Beppe Grillo decisero nel 2009 di creare il Movimento 5 Stelle. Da quel momento in poi, che eravamo lo 0,1%, adesso accanto a me abbiamo tantissimi consiglieri comunali, tantissimi consiglieri regionali, tra poco verrà anche il nostro senatore Sergio Puglia a rappresentare quella rivoluzione culturale semplice e gentile che abbiamo portato nelle istituzioni, sia alzando la voce con forza quando non ci ascoltavano, ma facendo arrivare con forza le nostre posizioni e la nostra visione. Ecco, noi vorremmo oggi mostrare a Villaricca la completezza del Movimento 5 Stelle, perché molti ci hanno visto sempre come la protesta. Sergio, sicuro non funziona, non mi dice niente. Non ti muovere molto, Immobile. Mi fai perdere il segno del discorso, stai andando bene. Dicevo, con la rivoluzione culturale che ha portato come persone come Nicola Palma, Vincenzo Risso, che diamo un grosso applauso per quello che è successo ieri, Umberto Zucconelli da Mugnano, Luigi Cirillo da Regione Campania, abbiamo molto moltissimi avvocati. E le persone che vedrete stasera qui, Sergio, però veramente un microfono, non se no. Le persone che vedete stasera qui sono persone normali, professionisti, studenti universitari, persone che hanno prestato la loro vita per la politica, non mestieranti, non persone che fanno politica di mestiere, persone che sono qui al vostro servizio
e che vogliono che loro e voi siate la stessa persona. Io voglio che domani Luigi Nave ad ogni vostra proposta sia lì ad ascoltarvi. Allora vedrete che inizieremo realmente con la rivoluzione gentile e culturale che diciamo da tantissimo tempo. San Giovacilio, un abbraccio a te che mi hai fatto fare questa bella figura con il microfono. Io passo la voce e il cuore a Luigi Nave. Grazie a tutti. C'è il tecnico audio in sala? Stanno già bocottando. No, non è così. Già fatto un attacco. Però c'è anche altro. Innanzitutto buonasera a tutti, vi ringrazio perché... siete tanti e questa cosa mi riempie il cuore, a me e anche agli altri che con me hanno iniziato questo percorso. Noi abbiamo iniziato 5 anni fa, siamo partiti con loro, insomma, quando in realtà il movimento effettivamente era quello, il 2%, l'1,5%. Ci abbiamo creduto, ci abbiamo messo l'anima, li abbiamo seguiti e oggi per me stare qui a fianco a loro è una vittoria incredibile. Per me già oggi va bene così, perché era inaspettato, soprattutto 4 anni fa non mi sarei mai immaginato ad essere oggi qui a parlare con delle persone, dei cittadini, e in realtà di illustrare quello che è la nostra volontà. Noi, dico noi perché è un gruppo che va avanti, non ci sono solo io, noi abbiamo iniziato varie attività anche sul comune. Piano piano abbiamo iniziato andando lì dal sindaco a dire: ma sapete che qui si può fare lo sconto ai cittadini che fanno il compostaggio domestico? E il sindaco gli fa: ma veramente, fa una cosa, parla con l'assessore di riferimento. E da lì è iniziato, perché con l'assessore di riferimento noi abbiamo portato, ogni volta andavamo lì a portare delle nostre iniziative. Alcune iniziative sono andate avanti, altre sono state boicottate, anzi addirittura veniva detto: ma sta cosa ha fatto Movimento 5 Stelle, ma a te fondamentalmente che ti interessa? Era questa è l'aspettativa nel Consiglio Comunale attuale. Consiglio Comunale che si sta riproponendo. Il 5 giugno noi troveremo in realtà due grandi schieramenti, tutti di sinistra, ma con le stesse persone. C'è il Consiglio Comunale attuale, e io vorrei parteciperemo di sicuro come le altre volte al prossimo consiglio comunale che si dovrà tenere, per vedere in faccia le persone che ad oggi hanno già deciso di fare un'unica alleanza. Quindi ci saranno due grandi liste di sinistra e probabilmente, ma non è ancora confermata, la lista unica piccola di destra, e poi ci saremo noi. Sembra quasi che abbiano fatto di tutto per ripararsi, per mettersi a riparo da noi, ma la nostra rivoluzione è gentile. Non abbiamo mai alzato il tono più di tanto, perché ci siamo soffermati sui fatti, abbiamo preferito fare i fatti alle chiacchiere e alle urla, così come grazie all'aiuto di Salvatore e anche di Vincenzo Viglione, che oggi non è qui, abbiamo portato avanti un'interrogazione parlamentare sulla Cavalma, perché a Villaricca in pochi sanno che ci sono 3 discariche. Una è una cava abbandonata da 25 anni, su cui però vige anche un segreto istruttorio, perché ci sono stati degli sversamenti illeciti. E qui ci sono delle persone in rappresentanza dell'area di Via Bologna, non Villaricca 2, perché Villaricca è una sola, non è che ci sono Villaricca 1 e Villaricca 2. E con questi cittadini noi ci siamo impegnati sul territorio. Abbiamo provato a fare piccole cose, piccole perché l'ostruzione che abbiamo trovato è tanta, non ci fanno le voci che girare: avete fatto entrare un'altra forza politica al comune, come se il comune fosse una roccaforte di pochi e non la casa dei cittadini. Quello che a cui noi aspichiamo è avere un comune aperto, porte aperte, trasparenza, perché le persone che vengono devono poter esporre le loro problematiche e magari insieme agli eletti, ai consiglieri o piuttosto agli assessori, trovare quella che è la soluzione ottimale.
Il comune è un comune di Sesto, cioè c'è un piano di rientro di 600.000 euro l'anno per i prossimi 30 anni, perché il debito accertato con il bilancio armonizzato è stato di 16 milioni. Quindi dal 2016 chi inizia a governare avrà già un debito di 600.000 euro da mettere da parte, servizi in meno. Qualcuno ha detto che si recupereranno facendo pagare, andando a recuperare quelle che sono le tasse, i tributi, che attualmente il comune non riesce ad esigere, in realtà è una percentuale molto bassa. Quindi noi punteremo a questo con il nostro programma. Uno, dovremo capire che cosa è stato fatto in 25 anni, perché c'è un'amministrazione in continuità da 20 anni, quindi si può immaginare, perlomeno possiamo immaginare che cosa non troveremo lì una volta entrati, quindi studiare bene le carte per capire che cosa è stato fatto e dove mettere riparo. Ma contestualmente non possiamo non tener conto della situazione attuale del comune, di servizi inesistenti. Un'amministrazione, come dicevo prima, è stata inerte, gli ultimi 5 anni non è stato fatto nulla, assolutamente nulla. Trasporti urbani che non esistono. Quindi ecco che gli abitanti di via Bologna dicono: noi siamo di Villa Ricca 2. Persone che per accompagnare i figli a scuola devono via per forza la macchina, accompagnare la rotonda di Maradona, fare quindi ogni giorno fare un paio di chilometri, obbligati a fare una vita che tra l'altro non se l'hanno nemmeno scelto, perché quando gli hanno venduto le case gli hanno detto che lì c'era un parco, veniva un parco bellissimo, con tanto di scuola, strutture sportive, niente tutto questo. In realtà gli hanno fatto delle case che si affacciano su una discarica, chiusa da 25 anni, ma è una discarica. Quindi il nostro programma è un programma che invertirà su questo, insomma, il recupero di aree non qualificate, ma abbandonate praticamente, la possibilità di sullo sport, perché noi abbiamo lanciato per poter fare il programma abbiamo anche lanciato un sondaggio fatto con strumenti free, open, noi siamo per tecnologie open, quindi in modo gratuito abbiamo chiesto ai cittadini di Villa Ricca che cosa ne pensassero, abbiamo fatto alcune domande e da lì abbiamo tirato un po' le somme. In 100-150 persone hanno risposto a questo sondaggio, pochi, ma noi siamo pochi, e quando vedono il Movimento 5 Stelle sembra quasi che attacchiamo la lebbra, insomma si allontanano. Questo è un paese che vive anche un po' sotto ricatto, cioè le persone ai gazebo non vengono, oppure da lontano ci salutano e fanno: noi vi voteremo, però non ci possiamo fermare, perché se mi fermo mi vede e non mi fa lavorare, se mi fermo quell'altro poi non mi... È una situazione veramente terribile, probabilmente qualcuno mi dice che è comune agli altri comuni, però non so se è proprio così, ma soprattutto non deve essere così, non si può vivere sotto ricatto e per sempre. Il nostro programma lo mettiamo online adesso, sarà sulla nostra pagina Facebook, non l'abbiamo messo prima per attirare un po' la curiosità, quindi lo mettiamo adesso contestualmente a questa presentazione, abbiamo messo su il programma, sono 30 pagine, però i punti sono punti cardine, ma è un programma aperto. Noi abbiamo chiesto, stasera la presentazione era più che altro un invito, come diceva Salvio prima, un invito alla partecipazione, perché da soli non si va da nessuna parte. Politicamente, Tommaso, chiedo scusa, perdonate. Politicamente parlando, io non sono nessuno, ma neanche gli altri del gruppo. Noi sappiamo che abbiamo valore, siamo politicamente in quanto c'è il movimento. Senza il movimento noi non siamo nulla. Abbiamo 3 voti, 4 voti, il voto della famiglia, in realtà i voti che avremo e che abbiamo sempre avuto, perché noi dalle politiche ad oggi abbiamo un range di voti che andrà dai 3.000 ai 2.000 voti, più o meno spazio in quel range lì, persone che non ci conoscono, hanno votato il Movimento 5 Stelle, poi noi c'eravamo comunque sul territorio per dire: guarda, ci siamo, col vostro aiuto possiamo fare tanto. E da 3, credetemi, eravamo in 3. Ad oggi avere un gruppo di 25 persone, una lista di 21, è per me e per tutti gli altri veramente una grande vittoria, perché c'è partecipazione. Ce lo ricordano loro, i grandi, no? Che noi, noi siamo quelli che ci siamo stati, ci siamo e ci saremo. Noi non è che nasciamo sotto elezione, facciamo la lista, diamo i voti e ce ne andiamo, no. Noi ci siamo stati prima con l'1%, ci siamo stati con 3 persone, anche la difficoltà di aprire il gazebo. Se Emanuele lì, che poverino da solo si è fatta spezzato, allora questa è stata anche da solo non per aprire il gazebo. E
ci siamo stati, esatto, il tecnico del casino. Ci siamo stati, ma adesso c'è niente di gioia, stare qui, vedervi, vedere la partecipazione dei cittadini, l'interesse, perché poi dal sondaggio è emersa una cosa, perché avevo la parte di back-end, quindi l'ho aperta, ho analizzato i dati e c'era la parte della risposta libera e ho visto persone che hanno scritto, hanno lasciato dei messaggi, 150, ma sono dei messaggi che veramente impoveriscono, perché chi ha scritto c'è bisogno della mensa dei poveri, sapere che a Villaricca ci sono persone che chiedono la mensa dei poveri è una cosa disarmante, non è possibile. Quindi l'attenzione che hanno chiesto i cittadini è stata sui giovani, sulla sicurezza, ma anche sulla povertà. I nostri punti del programma che parlano di questo sono programmi, sono punti che abbiamo un po' studiato, perché poi c'è una regola che vige nell'informatica, io vengo da lì, che è quella del riuso. Uno non è che si mette a fare cose che già esistono, si riutilizza quello che gli altri hanno già fatto e fatto bene. E quindi abbiamo visto alcune cose che erano buone, si potevano fare con impegno. Il nostro è un programma a tendere, è ovvio che non è una cosa che facciamo domani mattina, ci impegniamo, iniziamo a farla dal 6 giugno, però è un programma a tendere. Nel frattempo ci sono problemi di Villaricca che vanno risolti, non li abbiamo messi nel programma semplicemente perché sono oggetto di programma da 20 anni e quindi sembrava che noi volevamo fare i soldi populisti, già lo siamo, quindi dicono noi siete populisti, mettevamo quei punti, cioè qui lo so sempre loro. Allora abbiamo tolto il Palazzo Baronale, abbiamo tolto il parcheggio San Daniele, abbiamo tolto la foglia che è oggetto di campagna elettorale da 20 anni, sono sempre gli stessi e c'è sta chi non si smentisce, sta lì, l'hanno riproposto, ci sta adesso chi si mette fuori a Palazzo Baronale e inizia a faremo la biblioteca multimediale, ma si dimentica che Palazzo Baronale ha bisogno di un'agibilità, senza agibilità non si può fare nulla, soldi sprecati, soldi persi. Parcheggio San Daniele è stata fatta una vecchia struttura, c'è l'architetto Tirelli insomma che ci ha dato anche una mano su questo, c'è una struttura su cui è partita una costruzione nel 2006 con dei fondi regionali, doveva nascere un parcheggio, in realtà tutto si è fatto che il parcheggio è restata la struttura vecchia perché la sovrintendenza è subentrata dopo, ha messo un vincolo, è stato costruito un palazzo nuovo per gli abitanti di quelle strutture vecchie. Quindi a Villaricca con i soldi della regione abbiamo dato una casa nuova a delle persone che abitavano in quelle case che dovevano essere abbattuti e il parcheggio non c'è. Quindi soldi spesi, sprecati. Le fogne, c'è, per questo qui abbiamo anche i consiglieri di Giuliano, perché la battaglia sulle fogne ce le faremo con loro, perché il collettore di mia Marchese da lì è un problema che lega Villaricca e Giuliano, ma la nostra forza adesso è questa qua, perché noi siamo una zona di frontiera, quindi magari c'è sempre questo scaricabarile, ma quando mai queste zone Villaricca? Nome di Qualiano, nome di Giuliano, noi di Mugnano, mo ci siamo, con noi ci siamo, abbiamo chiuso il cerchio, quindi ci sta Mugnano, c'è Giuliano, c'è Villaricca, ci sarà Marano, perché Marano ci sarà, e allora il cerchio è chiuso, in quel caso quelle cose non si può più fare da scaricabarile. Abbiamo chi ci dà sostegno e ci dà anche le dritte e quindi la collaborazione con loro in regione che già c'è su altri punti, noi collaboriamo già su problematiche gravi come SS Equitale, lo sportello SS Equitale di cui Tommaso serve fare interregionale, è a Volla, ma il sabato parto io da Villaricca, Andrea da Marano per dare aiuto ai ragazzi di Volla su questa problematica. Abbiamo visto cose veramente non lo vogliamo nemmeno dire, professionisti che stanno lì con le lacrime perché sono vessati. Quindi Villaricca non ha Equitalia, però è nostra intenzione quella di dare supporto alle persone che comunque avranno problemi con Equitalia, ovviamente sempre con l'aiuto e il supporto loro. Io non so se devo dilungarmi, perché a questo quello mi sembra che ho preso a Giovanni davanti, quindi mi passo la pasta Salvatore, cosa non pare che mi piacesse troppo. Va bene, vorremmo continuare così. Iniziamo noi a parlare, giornalisti o cittadini che vogliono intervenire alzano la mano e possono tranquillamente venire qui a fare una domanda mentre noi continuiamo con i nostri interventi con i consiglieri regionali e comunali. Quindi quando volete alzate di mano e facciamo intervenire tutti. Ringrazio. Iniziamo con Luigi Cirillo, non per qualcosa perché è arrivato prima di te, quindi un po' di rispetto. Thank you.
ci ha accomunato che ci siamo persi nella circonvallazione a girare, poi alla fine ce l'abbiamo fatta. In rappresentanza del gruppo, siamo io e Tommaso, però rappresentiamo sempre un gruppo di 7 persone che sono 9 mesi che in regione sta aprendo la scaletta di tonno, che è veramente all'interno del marciume ben evidente, ha un ciclo di interessi che poi si versano sui territori, che poi quei consigli regionali spesso vengono sui territori a promettere, a sostenere poi liste in campagna elettorale. Penso che a Villa Ricca avete esempi da raccontare da questo punto di vista, e noi li conosciamo poi in regione, ci confrontiamo con loro quotidianamente in commissione per lavorare sui temi concreti e per portare semplicemente quelle che sono poi le istanze che raccogliamo sui territori. Noi questo facciamo, e a dimostrazione del fatto che non siamo invece portatori di interessi lobby o di gruppi di potere, del motivo per cui ad esempio quando durante il collegato alla stabilità, in cui si poteva praticamente discutere e votare di tutto, noi presentavamo degli emendamenti di merito e chiedevamo semplicemente la discussione, mica pretendevamo che ci approvasse tutti gli emendamenti, però discutiamoli in consiglio. Invece loro cosa hanno fatto? Hanno cercato un contingentamento dei tempi, parliamo in un'ora e mezza risolviamo, 20 ne passiamo e 30 le dichiariamo inammissibili, diciamo, ma pro di che cosa? Portiamoli questi temi in consiglio e poi prendete la responsabilità politica di dire no, sì, a questi temi. Invece no, fa tutto un giro che ci hanno portato alla fine ad abbandonare l'aula, che è un gesto estremo, a dimostrazione del fatto che in quel caso la democrazia veramente con la maggioranza, con la complicità di una finta opposizione che è di centrodestra, ha bloccato la democrazia e ci ha portato a allontanarci dall'aula. A dimostrazione di quanto noi ci teniamo ai temi, l'occupazione dei banchi del governo, quando discutevamo della proposta del disegno di legge sulla riorganizzazione del servizio idrico, che di fatto rimetteva poi ai privati la gestione del servizio, quando abbiamo un referendum 2011 che chiaramente dice che l'acqua deve essere gestita completamente in mano pubblica, senza alcuna capacità dei privati di mettere mano a remunerare sull'acqua. E anche in quel caso, come i banchi del governo, abbiamo fatto tumulto e loro continuavano ad approvare la legge nonostante tutto. L'altra opposizione lasciava il consiglio, ma non per protesta, perché forse non voleva prendersi la responsabilità politica di sedersi con noi anche del governo o fare un'opposizione forte per dire no a quello scempio. Non quello stiamo facendo in consiglio regionale, ci stiamo battendo, ed è dura perché 7 consiglieri come opposizione all'interno di un'opposizione più grande rispetto a maggioranza di 30 consiglieri che è netta, votano compattamente ogni provvedimento, rispetto alle dinamiche del Parlamento dove ci sono i facchi tiratori, ci sono le correnti, no, lì Salvatore posso garantirvi che sono completamente compatti ogni provvedimento, quei 30 che ora sono 31, perché un consigliere eletto in opposizione poi è passato in maggioranza, 31 consiglieri compattamente votano ogni provvedimento del Presidente, che ha posto la fiducia, che ha fatto riforma allo Statuto prevedendo la possibilità di mettere questi fiducia praticamente su tutto, con le questioni tenute particolarmente rilevanti nel DEF, e ha introdotto procedura d'urgenza per cui si dice 20 giorni un provvedimento, o la Commissione licenza o si va in consiglio per votarlo. Anche lì abbiamo fatto una battaglia per denunciare quello che stava accadendo, conferenza stampa, ci siamo imbavagliati, abbiamo fatto parlare del Consiglio regionale, perché spesso negli anni si è parlato molto di quello che accadeva a Roma, ma poco di quello che accadeva in regione. Invece noi stiamo smuovendo le acque, perché dovete capire che in Parlamento si votano leggi importanti che riguardano tutto il territorio nazionale, ma in regione è veramente lì che si fanno gli interessi del territorio. Si parla di quei temi come discariche, rifiuti, si parla di ambiente, si parla di energia, si parla di cose che riguardano direttamente poi il territorio. E se non ci fosse 7 cittadini onesti, incensurati, senza carichi pendenti, caselle giudiziarie politiche, sono entrati lì in rappresentanza di una comunità e che non fanno altro che da lunedì a venerdì chiudersi là dentro, studiarsi le carte, è difficile, è veramente arduo. Però abbiamo tanti attivisti che a titolo gratuito ci danno una mano. Luigi Nave spesso con il gruppo Villa Ricca viene, ma come vengono tanti altri gruppi, non solo per portarci istanze, ma prendersi il lavoro e darci una mano a noi a portare quelle istanze a compimento, a fare interrogazioni, a fare mozioni ogni giorno, a costruire proposte di legge. Le stiamo facendo così, in modo partecipato. Ovviamente ora è partito Rousseau, quindi c'è una possibilità per gli iscritti di partecipare attivamente sul web, alla stessa di quelli che saranno i PDL nostri, quelli che scriveremo insieme ai cittadini. Però veramente una forma partecipativa della democrazia. E io ieri non ero altro che a una pizza a Castellana di Stabia, che è il mio comune dove il gruppo locale è impegnato a Villa Ricca nelle elezioni. Lì però la certificazione non è ancora arrivata, siamo ancora in una fase pre-certificazione, qui già c'è. Però anche in quegli occhi vedevo la voglia di cambiamento, la stessa voglia che ho visto negli occhi, ne parlo di Luigi Nave, che fondamentalmente ci conosciamo tutto il gruppo da anni, abbiamo fatto l'Europa insieme, abbiamo fatto le politiche insieme, del regionale sei stato attivissimo con tanti altri gruppi, e
Fondamentalmente siamo qui, siamo una comunità. Oggi parlo come consigliere regionale, prima che parlo come attivista. Oggi parli come candidato portavoce, sarai portavoce. Così è stato dei consigli di Mognano, è stato dei consigli di Giuliano. Siamo qui, siamo una comunità che cresce, una comunità che parte da Gazebo ma continuerà a stare Gazebo, però poi entra nelle istituzioni per denunciare, per segnalare, per far capire quanto marcio c'è là dentro e per cercare di pulire con piano piano. Rivoluzione gentile, è una rivoluzione lenta, perché l'Italia e l'italiano hanno bisogno di tempo per metabolizzare quello che sta accadendo. Dobbiamo fargli capire, dobbiamo soltanto informarli, poi l'informazione farà il suo corso e i politici fondamentalmente non riusciranno più a prendere, continuare a prendere in giro le persone. Ovviamente i pacchetti di voto comprati ci sarà, il voto di scambio elettorale politico mafioso è una piaga nel nostro paese, ma come sta in tanti altri paesi, qui nel sud un po' di più, qui in Campania un po' di più. Ed è dimostrazione di azione in commissione antimafia che c'è stata alla al Senato, in cui si è parlato proprio di questo, della necessità di mettere una lente di ingrandimento sui comuni che andranno a votare in campagna. E secondo me sarà importante che ognuno di voi, che farà in parte come rappresentante lista durante poi lo spoglio, prima del spoglio, avrà un occhio in più a vedere se ci sono delle irregolarità e prontamente a segnalare alle forze dell'ordine. Dovete essere faro di legalità, perché in realtà le elezioni si vincono non durante la campagna elettorale, ma proprio i giorni in cui si va a votare, perché in quel momento in cui che girano bigliettini, ovviamente questo non ci appartiene, ma lì che iniziano a girare bigliettini regolari, proposte, ma dove vai a votare, ma chi voti, ma voti a me, voti a te, quei modi camorristici di fare politica che a noi non ci appartengono e che voi dovete assolutamente denunciare. Tutti noi faremo il presidente di lista, noi consiglieri parlamentari si metteranno quel giorno a fare il presidente di lista, dobbiamo stare attenti, avere un faro al momento della votazione nei seggi. Questa poi è una fase ultima, ora ci sarà una campagna elettorale in cui spiegheremo, dico insieme, perché sarò con voi a Villa Ricca a fare volantinaggio, perché questo poi tra l'altro è con la mia natura, faremo volantinaggio, parleremo con la gente, è arrivato pure il seggio. Alla fine voi arrivate. Questi sono i portavoci in movimento che sciaccano e vanno in giro abbastanza. Siamo questo, siamo forza. Io vi faccio questo appello, dateci una mano perché abbiamo bisogno di ognuno di voi che oltre ad informarsi sul programma dovrà informare altre persone, dovrà convincerli ad andare a votare, perché un'altra piaga purtroppo è l'astensionismo, una piaga che può mettere a rischio il referendum, però io sono convinto che ce la faremo a raggiungere il quorum e a dire mai più trivellazioni. Una piaga che dobbiamo assolutamente battere con informazione. Ognuno di voi si prende il programma, impari per sé il programma e poi lo comunichi a altre persone. Si rende attivista, perché ognuno di voi è parte di questa comunità. Ci servono gli elettori, ma ci servono ancora di più persone che si prodigano per questo progetto. Dateci una mano a concretizzare questa rivoluzione a Villa Ricca e in ogni altro comune della Campania. Abbiamo bisogno di voi. Grazie. Passo la parola a tre guerrieri, perché stare sui territori credo che sia molto molto difficile. Quello che è successo ieri a Vincenzo Risso lo voglio ancora sottolineare ancora una volta, è complicato. Io li ringrazio per il grosso lavoro che fanno tutti i giorni, perché i nostri territori sono molto molto difficili. Avere a che fare tutti i giorni con questi territori ti forma tantissimo. Io do la parola come primo a Umberto Zucconelli, avvocato, vicepresidente del Consiglio Comunale di Mugnano. Salve a tutti, faccio un grosso in bocca al lupo a Luigi Nave. A livello comunale vincere è tre volte più difficile che a livello locale. In parte, non ti voglio scoraggiare, però ti voglio preparare, in parte già hai accennato ai motivi, perché a livello nazionale c'è un voto d'opinione, a livello locale il voto di scambio, oppure il voto di soggezione è molto più forte. Io meno di un anno fa ho fatto questa esperienza, ero candidato sindaco a Mugnano e molte persone che magari a livello nazionale, a livello regionale votano Movimento 5 Stelle, mi dicevano: io mi auguro che tu farai un grande risultato, però io non ti posso votare perché si è candidato il figlio del medico della mutua. Quello è sempre così gentile con me. Quindi il compito del Movimento 5 Stelle è anche far capire la distinzione tra ciò che è diritto e ciò che è dovere di una persona. Cioè il medico della mutua fa il suo dovere, quindi merita il voto del figlio. Cioè questa mentalità assurda deve cambiare. Oppure c'era chi mi diceva:
guarda, io ti devo votare, però sono assunto con contratto a tempo determinato, se non esce il voto dal seggio il contratto non mi verrà rinnovato. Purtroppo contro questi meccanismi ci possiamo fare ben poco, però possiamo agire da un altro punto di vista. Uno è, come hai detto tu, andare in quelle zone dei comuni che sono un po' periferiche, dove il mugnanese non si sente di Mugnano, l'abitante di Villaricca non si sente di Villaricca, quindi fate benissimo a battere via Bologna e puntare un po' sullo scetticismo. Cioè, noi del Movimento 5 Stelle paghiamo uno scotto tra i tanti, a parte quello dell'onestà, che è lo scotto più ampio. Paghiamo lo scotto della disinformazione e del luogo comune. Alcune persone si avvicinavano ai gazebo, anche perché nei paesi come Mugnano, Villaricca, Melito, sotto i 40.000 abitanti, bene o male, le persone sono conosciute. E mi dicevano: io conoscevo tuo nonno, voi siete brave persone, ma come fai a stare in questo partito? Cioè, allora io vi consiglio di entrare nelle case delle persone, di farvi conoscere di persona e vincere questi luoghi comuni. La cosa allucinante mi è capitata dopo. Io ho preso 1519 voti. Sono importanti, sì, perché li conto tutti, anche perché se faccio un rapporto spese di campagna elettorale, voti presi sono il primo, perché con 350 euro ho preso 1.119 voti. C'è un candidato che ha dichiarato di aver speso 20.000 euro, poi chissà quanti ne ha spesi, e ne ha presi 500 meno di me, quindi... Allora, io insomma ti invito ad andare nelle case, a parlare con i vecchi, c'è la gente che deve guardare in faccia e deve capire che sei pulito, e poi devi far capire a queste persone, cioè... C'è gente che girava con un mega camper, gente che ha tappezzato il paese di manifesti, gente che ha promesso l'impossibile. Ci devi far capire, queste persone, se dovessero mantenere tutte le promesse, saresse la venera a casa. Quindi questa è la differenza tra noi e loro, che noi facciamo le cose secondo la nostra tasca e secondo le proprie possibilità. Poi qualche altra cosa di sconvolgente ti capirà dopo. Cioè, io non ho capito queste 1519 persone che mi hanno votato chi sono, perché molte di quelle persone che ora mi fermano per strada e mi dicevano: io ti ho votato, io ti ho fatto votare, poi quelle persone si contraddicono, perché qualcuno fa: e io poi ho votato Sarnataro perché erano giovani, però sono deluso, la prossima volta voto a te. Un altro vecchietto: no, io la prossima volta con voi, un più a nessuno. Quindi questo è il... Allora tu devi puntare sul voto d'opinione pulito e sul voto delle persone che analfabete da un punto di vista politico, però devi captare la loro fiducia al livello personale. Poi quello che tu succederà dopo, da un lato è gratificante, dall'altro lato ti fa scoraggiare, ma devi andare avanti lo stesso. Quando il sindaco mi vede, a volte mi scotte e mi dice: dacci oggi la nostra interrogazione quotidiana, perché da quando sono entrato in comune ho iniziato dalle zone periferiche e sto protocollando un sacco di interrogazioni. Ogni tanto qualche problema si è risolto. C'è una strada di Mugnano che addirittura era scomparsa da Google Map, si chiama Via Antica di Chiaiano, non si vedeva neanche più dal satellite, perché tra vegetazione e rifiuti era scomparsa. 7 mesi dopo aver depositato questa interrogazione, la strada viene liberata parzialmente dai rifiuti, viene un po' asfaltata, viene fatta una recinzione, adesso hanno promesso di togliere anche delle telecamere, e poi leggo sui giornali: ringrazio il consigliere della maggioranza Tizio, ringrazio l'assessore X, ringrazio il sindaco Y, il Movimento 5 Stelle, niente. Un altro problema, la stessa cosa. Però l'importante è che le cose
si facciano. Salve a tutti, mi fa piacere essere qui per il gruppo Villaricca, perché li ho conosciuti durante... Vincenzo Risso, consigliere comunale di Giuliano. E voglio fare un grosso in bocca al lupo a tutto il gruppo di Villaricca, perché sono stati anche loro molto presenti durante la nostra campagna elettorale, ci hanno aiutato tanto. E voglio ovviamente ricambiare il favore aiutando anche loro in quello che posso fare. Mi fa piacere che dal 6 giugno anche Villaricca, anche a Villaricca ci sia il Movimento 5 Stelle. Mi auguro con il sindaco Movimento 5 Stelle. Facendo così abbiamo preso un altro comune, abbiamo dei consiglieri, amici in un altro comune. E possiamo fare più rete, perché come diceva lui anche sulla questione fognature, perché sui confini nostri ci sta sempre un casino, e avere dei consiglieri dall'altra parte significherebbe portare avanti dei progetti e risistemare tutto quello che è il nostro territorio e non solo il comune stesso. Con il consigliere Malerba già avevamo cominciato il problema delle fognature lì a Giuliano, che trattava anche quello che diceva lui. Quindi dal 6 giugno passeremo le carte e cominceremo a lavorare insieme anche con te. E niente, ho sentito tutte le vostre esperienze, sono molto simili ovviamente alle mie da quando sono diventato consigliere. Molto difficile, veramente molto difficile, soprattutto quando poi in un comune come Giuliano, così grande, con quei consiglieri, con 32 consiglieri, solo due sono del Movimento 5 Stelle. È difficile, il nostro che possiamo fare lo facciamo, e come diceva prima riguardo alle interrogazioni, anche noi, anche Nicola ed io, siamo a controllare continuamente accessi agli atti, tant'è vero che anche a noi il sindaco, gli assessori ci prendono un po' in giro, perché praticamente carte dei nostri accessi agli atti stanno dappertutto. Questo vuol dire controllare, vuol dire guardare, vuol dire vedere quello che succede e far sì che non siano liberi di fare quello che hanno fatto fino ad oggi. Quindi un cambiamento, anche se in pochi, lo si può portare comunque, perché ci sono dei cittadini che controllano dei vecchi politici che facevano una vecchia politica che a noi non appartiene e che non dovrebbe appartenere mai più in nessun altro comune. Pian piano ci arriviamo, pian piano entriamo nei vari comuni, ci confrontiamo, abbiamo le chat comuni dove ci confrontiamo continuamente, ci chiediamo consigli, ci diamo consigli. Quindi un forte in bocca al lupo a tutto il gruppo, che sono veramente dei bravissimi ragazzi, e speriamo bene. E se qualcuno vuole fare una domanda, giornalista o quant'altro, prima che continuiamo, no? Mi alzo. Nicola Palma, consigliere comunale di Giuliano, sempre del Movimento 5 Stelle. Grazie. E sono qui sempre per fare le condoglianze al vicinato. Perché io sono temporalmente davanti al vicinato, giusto di un anno in pratica, insieme a Vincenzo, in questa avventura, il grande entusiasmo di una campagna elettorale, la grande bellezza del coinvolgimento di tanti amici, tante persone che poi ti ritrovi intorno prima, durante e dopo, però dall'altro lato poi ti buttano, come dice la Bibbia, come pecore tra i lupi. Questo è il senso della politica locale, non è una vera partecipazione democratica alle problematiche locali, ma in realtà è tutt'altro. Cioè il Movimento 5 Stelle sono cittadini, semplici cittadini che entrano nelle istituzioni. Quindi non si sta candidando Luigi Nave al sindaco di Villaricca, ma vi state candidando voi, e quello che vi consiglio di fare è partecipare senza delegare, perché spesso noi consiglieri comunali ci ritroviamo, così sicuramente anche i parlamentari regionali, ci ritroviamo a fare un lavoraccio assurdo, perché con il voto molti nella zona qui delegano noi a fare e poi pretendono che si faccia. Ma il lavoro è talmente immane, è talmente enorme, è talmente grande, che quanti consiglieri mettiamo, quanti sindaci mettiamo, da soli, senza l'appoggio di cittadini, non andiamo da nessuna parte. Perché i cittadini stessi devono entrare
all'interno delle istituzioni, i cittadini stessi devono aiutare Luigi, devono protocollare le istanze insieme a lui, devono fare le richieste, devono avanzare le lamentele. Solamente in quel caso Luigi allora avrà una certa forza, se è sindaco o se è consigliere comunale semplice. Ma in quel caso là lui non sarà mai solo, come non ci siamo mai sentiti soli noi, perché abbiamo un gruppo alle spalle a Giugliano di una potenza enorme, perché il Movimento 5 Stelle, differentemente da tutti gli altri partiti, lascia ai consiglieri comunali, ai consiglieri regionali e ai parlamentari una rete fitta di contatti e così belli e di tale livello, che è un'amicizia vera e propria, che si viene a creare tra di noi, e che io posso chiamare il consigliere regionale, il parlamentare, il senatore in ogni momento, me lo ritrovo vicino sempre e non mi trovo mai nessuno di loro che mi può fare le scarpe o tradire alle spalle per fare carriera politica. Questo è secondo me quello che il movimento dà come imprinting più forte all'interno delle istituzioni. Non è tanto il fatto che state votando Luigi, ma il fatto che state entrando voi nelle istituzioni e mettete Luigi, mettete Salvio, mettete me, mettete Umberto, mettete Tommaso e tutti gli altri consiglieri, Sergio e tutti gli altri, Luigi Cirillo. Dovete iniziare a pensare in maniera diversa. Napoli e la provincia di Napoli in particolare sta, a mio parere, almeno 50 anni indietro rispetto al resto d'Italia, ma non solo sotto l'aspetto delle problematiche, ma sotto l'aspetto culturale. Non riusciamo neanche a capire che le 5 stelle hanno un significato, e che per quanto mi riguarda le 5 stelle hanno un significato che forse qua arriverà effettivamente fra 50 anni, cioè far capire alla gente che ci vuole un certo tipo di trasporti, un certo tipo di sostenibilità, l'acqua pubblica e quant'altro. È complesso, è veramente complesso. Qua stiamo ancora parlando di problemi come la camorra, che con la politica spesso sono la stessa cosa. Stiamo parlando di politici che non fanno niente, da 30 anni si ricandidano e vengono rivotati dal parente, dall'amico, solamente per avere un posto, solamente per avere qualcosa, un piatto di pasta. E vi dico un'altra cosa, la fame, la crisi, tutto questo è stato creato ad arte, proprio perché nelle nostre zone loro devono comprare il vostro voto ad un prezzo inferiore. Perché se domani mattina, se ieri vi potevano promettere un posto di lavoro, oggi non lo possono più fare, ma vi possono promettere 20 euro. E con 20 euro voi il voto glielo date. Ma dopo che avete mangiato una pizza con quei 20 euro, Luigi Nave fa il consigliere comunale e il camorrista ve lo ritrovate a governare. E dopodomani, quando i 20 euro sono finiti, vi ritrovate un'altra volta senza soldi. E vi ritrovate un'altra volta a voler votare il movimento, ma dopo 5 anni arriverà il movimento che si potrà ricandidare. Quindi le possibilità datele prima, datele subito se volete accelerare un po' le cose, e non delegate Luigi a fare niente, partecipate insieme a lui alla vita del comune, tartassate lui e tartassate tutti quelli che ci sono là sopra. E a proposito, non dimenticate mai di denunciare, non abbiate paura, noi abbiamo iniziato sui nostri territori, denunciamo chiunque. Devo dire la verità, da un po' di tempo a questa parte tutte le persone che mi stanno vicino abbuscano, però e me la spenso sempre. Stiamo dimostrando una cosa, che a parte qualche schiaffo loro niente possono, e bene o male vinciamo sempre noi, perché abbiamo costanza, perché siamo più duri, perché teniamo pure veramente una bella testa dura, abbiamo tutto un apparato, un sistema pulito e onesto alle spalle che non rivedrete mai più in nessun altro partito. Quindi andate solo appresso al Movimento 5 Stelle e non pensate più a nessuno, tutti gli altri non esistono. Grazie. Passo il nome all'Erba, anche lui sempre disponibile alla regione. Nuovo capogruppo, sostituito da Ciarambino, è meno bello però. Allora, io innanzitutto mi alzo per qualche modo ridurre la timidezza e l'imbarazzo che mi accompagna e che ci accompagna comunque sempre. E anche per abbattere un po' le distanze, perché oggi vi abbiamo già un po' raccontato e ci siamo. In questa sala c'è un po' di gente che, come noi, sono attivisti, ci seguono da un po'. E vi hanno raccontato un po' una serie di concetti: partecipazione, comunità, cambiamento. In realtà oggi quello che a me piace un po' raccontarvi, venendo qua in Vespa,
di che mi dica Salvatore che pensa che sono un po' sbambito e che mi sono perso, invece no. Bravo, hai colto il senso. Io vivo da Fragola e mentre passeggiavo la Vespa c'era il sole, un po' la testa se ne va nel senso buono, e ricordavo nel 2013 quando anche io ho fatto questa campagna elettorale, tempi ancora un po' più oscuri, dove ancora la gente non capiva che vi era una strada nuova per poter cambiare un po' lo stato delle cose. E chiaramente sì, mi sono un po' perso e pensavo a Barcaturo, pensavo al mare, che ci vado sempre. Questo cosa vuol significare? Noi non partiamo sempre da macerie. Questi sono posti brutti, resi brutti dalla cattiva politica, ma sono anche posti che hanno dentro un potenziale enorme, fatto dalle belle persone che ci vivono, come quelli che stanno qua stasera, e sarebbe ancora più bello e efficace se ci fossero anche bravi politici. Noi ci chiamiamo portavoce, ma di fatto nelle istituzioni portiamo il nostro modo di fare politica con questa gente. E come spiegava bene il mio collega Luigi Cirillo, è un apparato organizzato che poi viene sommalati, perché giustamente il sistema li ha resi ormai in modo coscientemente incoscienti che il mondo gira con questo verso. Noi stiamo provando e lo stiamo già facendo. Umberto Zucconelli diceva, a volte la gente riesce a non percepirci subito in modo immediato, invece anche da singole opposizioni, anche avendo piccole sentinelle in comuni difficili, noi possiamo cambiare verso questa regione in particolare e a questo paese. Però noi oggi dobbiamo stare a quello che ci interessa, a questo comune Villaricca. Ci interessa perché? Perché mica siamo amanti di poltrone o di voti. Ci interessa mettere 1, 2, 20, anche vincere, se ciò fosse possibile, per attuare più in fretta un cambiamento. Ma poter accedervi con un portavoce, 2, 3, è comunque una vittoria, perché solo la nostra presenza nei consigli comunali, nel Parlamento e nella regione ha svolto già una funzione importante, sta portando in politica un po' di moralità, perché noi diamo l'esempio, senza ricordarvi che restituiamo i soldi ormai. Sta roba spero che sia chiara a tutti, è la verità, è una verità che chiunque può filosofeggiare, interpretare, ma nel mondo reale si chiama uno stato di fatto. È lì, ed è vero, abbiamo dato 106.000 euro a Benevento, chi ci precede in Parlamento ha restituito non so quanti soldi al microcredito. Questi sono piccoli fatti che vi devono far riflettere quando stasera a casa parlerete alle persone della vostra città del perché votare Luigi Nave, in senso oggettivo, per quello che rappresenta Luigi Nave e la lista che è qua avanti. È una prova, è uno sforzo culturale e politico, parole spesso molto inflazionate, ma che non sono chiacchiere vuote. Noi lo stiamo dimostrando lentamente, che a queste parole dietro ci sono fatti, fatti conseguenti. Tornando alla bellezza di questi posti e questa via che porta al mare, io sono in quarta commissione, che è trasporti, urbanistica e lavori pubblici, oltre ad essere in seconda che è bilancio. Qualcuno direbbe non ne fatto manca niente. No. Noi attivisti a 5 Stelle nelle istituzioni parliamo e raccontiamo anche belle parole e belli gesti, però non vogliamo mai che la gente possa percepire che siamo degli sprovveduti arrivati nelle istituzioni e che siamo nati 3 anni fa e prima eravamo sulle stelle. Noi guardiamo le stelle, ma i piedi sono a terra. Come dico sempre io, siamo attivisti, ma io sono da Fragola, tu vengo romana. Ed è questo che ricordiamo sempre a questa gente quando non votano, o quando votano in modo connivente, o quando fanno finta, come dice Luigi, di ritirare i 1500 emendamenti ostruzionistici, perché da qualche parte qualcuno gli risponde: togli sta roba, ti faccio passare 3 emendamenti ai più noti come emendamenti marchette.
mentre le battaglie fa un signore che sta lì sulla RC Auto Equa, che sarebbe una cosa straordinariamente normale, il nostro diritto. Ogni 3-4 gliela spengono, oppure se la vogliono prendere, la vogliono fare loro, vogliono mettere la scatola nera, perché spesso poi con noi si scontrano con un muro, con una verità che non puoi smontare. A un certo punto devi dire no, voto contro, non mi piace, perché tutelo interessi di una parte, che sia una lobby di assicurazioni, che sia una lobby di banca. Noi non portiamo interessi di nessuno, l'ha detto Umberto Zucconelli. Io faccio il consigliere regionale con 3.800 voti scarsi e con un investimento di, penso, 950 euro, in cui in parte anche donati. E voi pensate, non faccio il nome per una questione di delicatezza, però sta roba dovete saperla. In commissione bilancio, mentre si decideva una cosa importante del bilancio, alcuni consiglieri del PDL, con in mano la calcolatrice, mi bussano, Tommà, ma c'è in canna qua dentro su 600.000 euro, tu restituisci i soldi, hai perso 250.000 euro, li vuoi pane a occhi figli tuoi. Hai un concetto del pane un po' ampio, hai un concetto del pane un po' ampio. Sapete come li ho sciarmati? Tu per stare qua hai speso 200.000 euro, gli hai firmato 300.000 cambiata con un sacco di interessi. Io sto qua con 3.800 euro, libero, e faccio gli interessi di tutti, non i miei e nei tuoi. E questo è quello che conta. Questo è quello che conta. Quello che conta è come partecipare a cambiare il processo di vita dei vostri comuni. Come si fa? La legislazione lo prevede. Parliamo di PUC, di piani urbanistici comunali. Qualcuno direbbe, che roba è? L'urbanistica oggi non è un insieme di fredde norme che disciplina sul come si alza una pietra piuttosto che due, dove si determina uno spazio insediativo piuttosto che uno spazio produttivo, dove è messo uno spazio scolastico. L'urbanistica oggi è società, è vivere in una società civile, vivere in una città a dimensione, una città fatta di servizi. Se noi la mattina scendiamo e viviamo in un caos di disordine, di strade non tenute bene, di un non rispetto di un piano urbanistico, che è un atto dovuto ad ogni comune. Un comune, quando si insedia, il primo atto è fare un bilancio, che se non viene fatto decade. Un comune, se non redige un piano urbanistico comunale, come stabilisce la legge regionale, può essere commissariato. Un bilancio, un PUC, che sono due elementi che governano la vita di una comunità locale, cioè una città piccola o media, si possono fare attraverso forme partecipate, dove il concetto di partecipazione non è una parola, come si dice in francese da vostre parti, abbagante. No, è una parola sensata, perché quando fai un PUC partecipato ascolti i cittadini, le categorie, i professionisti su come spostare volumetria e cubatura, ma rispettando tre parametri facili che l'architetto lo sa, si chiama quaderno tecnico: numero di abitanti, quando destini a spazio verde, quando destini a servizi. E se i comuni noi li obbligassimo come cittadini e anche la regione, e questo è un po' anche colpa mia, colpa nostra, ma una colpa non soggettiva, non governiamo. Il Buon De Luca ha votato e ha fatto votare in commissione una terza proroga dei PUC, perché molti dei comuni governano a PD e PDL avevano superato i 24 mesi di scadenza per redigere un PUC come prevedeva il piano, il PTCP provinciale. Questi cosa fanno? Hanno chiesto una proroga. Perché? Di proroga in proroga, sapete che si mette in piedi? Nessuna regola, e tutti noi in fila, l'ufficio tecnico a chiedere la concessione, la sanatoria, e chi sta fanno i voto? Non funziona così, non funziona così. Noi vogliamo città a dimensione, vogliamo che le persone abbiano quello che gli spetta, come sancisce la legge, perché abbiamo un concetto di città vivibile. Faccio un piccolo passaggio sociologico, poi mi taccio, non allungarmi troppo. Se la mattina ci svegliamo e non passa l'autobus e non funzionano le foglie e ci sta il traffico,
e a scuola non ci andiamo, siamo a Villaricca, siamo ad Afragola, siamo già incazzati, ma siamo già incazzati, siamo già brutti dentro. Compito dei comuni è questo che poi faremo, originale già è stato con gli altri da me indottrinato a spingere per il PUC e quant'altro, ed è quello che faccio, perché la rete che abbiamo messo in piedi, come loro hanno fatto per noi, noi stiamo facendo e faremo per loro. Si chiama filiera istituzionale, governo, regione, comuni. Ora non abbiamo più alla luna, se nei comuni c'è un problema, c'è di competenza regionale, non rispondiamo. Se la normativa afferisce all'aspetto nazionale, loro rispondono, abbiamo una rete, siamo un po' più funzionali, sono un po' preoccupati, siamo un po' più organizzati, siamo quasi ovunque. Per questo è importante entrare ai comuni. Il mio amico è stato aggredito qualche giorno fa perché un signore si è messo in testa di prendersi un bene, e faccio un cazzo suo, scusate la volgarità, bambini ci sono, chiedo perdono, fare un fatto suo. Cosa abbiamo fatto? Mi ha chiamato subito, abbiamo fatto chiarezza, ho scritto un dirigente regionale responsabile del demanio, ho ricevuto un documento che certifica che quel bene è demaniale, ha servito il consorzio di bonifica là sopra, ci prometti di massimo mettere papaveri e fiori, tu da lì te ne vai, la legge parla chiaro, abbiamo diritti ma anche doveri, perché se tu rispetti i tuoi doveri puoi battere il pugno in ogni istituzione e pretendere i tuoi diritti. Quello che vi chiedo, credo che ci vedremo ancora prima questa campagna attuale finisce, non dovete votarci, votatevi, dateci una possibilità. Grazie. Allora, innanzitutto buonasera, non so se ci sono delle domande, qualcuno magari vuole fare una domanda, metto qua perché sennò altrimenti magari già sono curto, ma metto là, non so che chi... Ah, una domanda, prego. Venga pure. Venga pure. Aspetta, no, però si sente. Vediamo. Ecco. Prego. Hai ispirato il Signore. Prego. Questa forza che abbiamo di 5 Stelle, non abbiamo retto per esempio la convocazione di Renzi a essere Presidente del Consiglio, con tutta la forza che noi abbiamo, perché noi nessuno l'ha votato. Come mai sta ancora, diciamo, nei pressi del suo partito? E questo è quello che io vorrei dire per esempio ai 5 Stelle, che non l'ha mandato via. Questa è la mia cosa. Va bene. Con tutta la forza, certo, che abbiamo di 5 Stelle, noi dobbiamo batterci che lui non è stato votato dai cittadini, è stato votato da Napoletano. Però se il cittadino sa la storia di Napoletano, nessuno sa la storia di Napoletano, quello che ha fatto all'inizio quando era giovane, adesso che è vecchio ha fatto ancora di peggio. Quindi quella è la nostra forza di 5 Stelle, è mandarlo via. Non so quando è che ci muoviamo. Grazie. Questo è fondamentale, quello che ha detto l'amico è fondamentale. Allora, cosa ci manca? Cosa ci manca? A questo punto faccio un'osservazione. Quando qualcuno oggi ci viene a dire no, ma i deputati, no, i voti, non serve più soltanto il tuo voto, e questo è il problema. C'è bisogno che tu, che vuoi votare 5 Stelle, devi far votare ai tuoi amici, ai tuoi parenti, ai tuoi colleghi. Devi sempre parlare del Movimento 5 Stelle e difenderlo, perché nel momento in cui tu farai votare il 5 Stelle a un'altra persona, tu ci stai facendo un favore a lui e alla sua futura generazione. Questa è una cosa da capire. Per cui, perché sta ancora lì? Perché c'ha i numeri. C'ha i numeri del PD e c'ha i numeri del PDL, che ogni volta che c'è una fiducia in Parlamento lo votano. E per te? Lo votano. Quindi sì, Berlusconi poi si è inventato Verdini, perché ovviamente parecchi lo sanno, ma forse chi non lo sa, citato da poco,
quando hanno detto all'epoca che Berlusconi era uscito dalla maggioranza, perché ricordiamoci, inizialmente stavano tutti in maggioranza, poi Berlusconi è uscito dalla maggioranza, ma è ovvio che prima di uscire stanno fatte punto loro. Berlusconi ha messo Alfano, il suo cagnolino, l'ha messo lì a proteggere il governo affinché non cadesse. Poi quando si è visto che magari c'erano anche altri problemi è andato direttamente Verdini. Ricordiamo chi è Verdini, quello che un po' di tempo fa l'Unità, il giornale dei comunisti, l'Unità, diceva che Verdini era il male assoluto, ma Verdini è buono. Ma Verdini è buono, quindi ogni volta questi signori ci prendono in giro. Stanno facendo tipo Maricina, mattina, pomeriggio e sera ci prendono in giro. Quindi effettivamente tutto sta in noi stessi. Siamo noi che dobbiamo fare in modo che i cittadini si rendano conto, perché poi ci dobbiamo anche mettere un pochino nei panni di tutti quanti gli altri. A ognuno c'ha brucia capa. Il lavoro non c'è sta, oppure c'è sta fatica, non riesco ad arrivare a fine mese, a bulletta, un figlio, a moglie, l'assicurazione della macchina. E quindi tutte queste cose fanno in modo che noi non possiamo stare tranquilli e ragionare. Per cui a sera che facciamo? Ci buttiamo, ci stravaccamo, andiamo alla televisione e quello che lei dice, noi stiamo lì a dire, però beh, Beppe Grillo è urla, perciò mi fa paura perché urla. Ma meno male che urla non ti mette in mano da sacco. Meno male. E allora, quando vedete che uno del Movimento 5 Stelle urla anche lui in Parlamento oppure dice no, state pur certi che non è che siamo pazzi improvvisamente. Oggi ci vedete così tranquilli, forse non proprio io, però gli altri almeno più tranquilli, e poi improvvisamente impazziamo in Parlamento, urliamo, diciamo no. Sapete perché lo stiamo facendo? Perché vediamo che con come dire, i passaggi democratici, quindi fai gli emendamenti, cerchi di dialogare con gli altri in commissione ti dicono c'hai ragione, però non devo salutare il partito, ma allora che c'è sta a fare? Non sei libero. E allora il grande problema effettivamente è che quando noi stiamo lì e proponiamo e quando diciamo no, state pur certi, non è che siamo pazzi, noi diciamo no perché stanno mettendo le mani nelle tasche delle povere persone, ecco perché urliamo. Quindi abbiate questa percezione sempre, anche quando mi rendo conto improvvisamente state stanche, quindi accendete la TV mentre state parlando in famiglia, state magari mangiando, sentite il governo finalmente ha approvato il bail-in, però il Movimento 5 Stelle ha votato no, e quindi voi distrattamente, se il Movimento 5 Stelle vota no, passiamo all'acqua per favore, è calda la pastina, tutto a posto, e poi magari andate avanti. Quello che vi rimane in mente è che il Movimento 5 Stelle dice no, sempre no, no, e non approfondiamo, sì, ma sto bail-in che cos'è? Perché ha votato no? È pazzo, pur essendo no. Bellin, giusto, ne ho fatto un esempio, no? Ma ce ne sono tanti. Il Bellin, adesso vi spiego anche che cos'è, in poche parole. Oggi, se una banca fallisce, i correntisti anche, che hanno un capitale al di sopra dei 100.000 euro, ci appizzano pure loro. Cioè, voi facete Mariola e ci appizzano nonostante che metto i miei soldi tranquillamente in banca. Ecco perché urliamo, ecco perché diciamo sempre no, noi diciamo sempre no alle porcate, ecco perché loro cercano di convincere i cittadini che noi siamo il male assoluto, perché noi siamo il male assoluto, dov'è? Ma per loro e per i loro amici. E allora sarà... E allora sarà difficilissimo. Qui ci sono delle persone che ci stanno mettendo la faccia, perché voglio candidarsi con il Movimento 5 Stelle non è candidarsi con PD. Candidarsi con il Movimento 5 Stelle vuol dire litigare con amici, parenti, colleghi, litigare con il mondo intero, litigare con tutti. Quindi
sappiatelo. State ancora in tempo, no? Sì. State ancora in tempo. Qui sappiatelo, mi raccomando. Allora, saputo questo, tenete presente, questa sala ne siamo abbastanza. Non li lasciate soli, eh. Non è che si fanno una campagna elettorale loro solo, no. Ciascuno di noi, come ho detto prima, non è che dice, vabbè, io l'ho aiutato, ho fatto dovere mio. No, ho 25%, non ci basta più. Ci dobbiamo moltiplicare. Dobbiamo assicurarci che all'interno del Consiglio Comunale qui a Villa Ricca ci sia un sindaco 5 stelle per fare questo. Noi abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, di tutti. In che modo vi potete aiutare? Abitate in un condominio e abbiate a bussare a tutto quanto. Ti faccio conoscere il nostro candidato sindaco. Abbiate a bussare a tutto quanto, la faccia tosta, ma perché? Perché dobbiamo avere la faccia tosta? Perché in pratica ricordate sempre che se noi riusciamo a portare un sindaco del Movimento 5 Stelle, noi ci stiamo facendo un favore all'altra persona. Quindi nel momento in cui convincete l'altra persona, o comunque lottate, voi state lottando per lui, non per voi stessi. Noi lottiamo per i nostri figli, noi lottiamo per i nostri nipoti, perché ovviamente ci vorrà tempo per cambiare quella mentalità, eh? Non è che prima bacchetta, anche noi non ce l'abbiamo la bacchetta, rimestiamo, ma bacchetta no. Quindi questa è la cosa fondamentale che io mi sento di dirvi. E poi un'altra cosa, voi nel momento in cui farete campagna elettorale rischiate anche di litigarvi gli uni con gli altri. Ricordate che siete un unico corpo, e coloro che bisogna lottare stanno fuori, non dentro di noi. Perché succede? Normalmente succede anche nei gruppi, no? Nei gruppi degli scout, nei gruppi parrocchiali, in qualsiasi gruppo. Ma succede. E allora dobbiamo renderci conto che abbiamo un unico obiettivo: ridare normalità al nostro territorio. Non dico neanche onestà, no, perché quella è normalità. Quindi dare normalità, perché noi stiamo vivendo un Matrix, che se è tutta normale. Cioè rendiamoci conto, non è normale che io devo aspettare magari 3 mesi per fare un attacco. Non è normale che ci stanno le buche per la strada ogni 10 metri. Non è normale che ci sono persone che rovistano della spazzatura. Non è normale. E allora per fare tutto questo ci servono i soldi. E per avere soldi vuol dire che li dobbiamo togliere al malaffare. E se togliamo i soldi al malaffare avremo tutti contro. Quindi ancora una volta, non lasciateli soli. Io sarò sempre a Villa Ricca, quindi già lo dico, perché è un comune fondamentale. È un comune, così come Giuliano in Campania, che ha bisogno del Movimento 5 Stelle. Non è, guardate, io vi voglio far capire anche un'altra cosa, magari per chi io non mi interessa, non è che sono andato a mettere gli uomini suoi, perché molto spesso magari uno potrebbe anche pensare come normalmente si pensa alla vecchia maniera, eh? No, perché questo è importante, assolutamente. Siate liberi da questo pensiero. Questo è il Movimento 5 Stelle, da noi si fa così, si opera per il bene comune, e quindi bisogna, così come anche gli altri aiuteranno, c'è bisogno soprattutto per chi vive a Villa Ricca, sa da lì a pigliare agenda una alla volta per far conoscere il candidato sindaco. Mi raccomando, non li abbandonate. Grazie.
Ho sentito tante parole, quindi questa cosa insomma mi ha rincuorato, vi ringrazio. E soprattutto come ho detto, di stare a fianco, quindi come dire, il movimento non dietro per spingerci, non davanti per, come dire, per ostacolarci, ma di fianco, noi siamo tutti in fianco. Chi ha fatto il militare si arriva ai ranghi, nell'occasione opportuna poi si servono i ranghi e nessuno passa. Se volete, come dire, superare la timidezza, qualche consigliere candidato, se la sente di dire due parole. Giovane candidato. No, giovane. C'è, esatto, c'è Lello, dai Lello, vieni a dire due parole. Di e Lello è avvezzo al pubblico, uomo di spettacolo, musicista, professore musicista, quindi... Buonasera, sono Raffaele Cardone, sono musicista, quindi speriamo che gliele suoniamo. Sono sono un intruso, come tutti quanti loro. Loro sono tutti intrusi. Perché? Perché sono gli intrusi che fanno la differenza. Sapete, nella musica non contano le note, contano le pause. Perché se facciamo tutto note, facciamo solo rumore. Le pause messe al punto giusto sono gli intrusi che fanno pensare e trasformano o traffic, la circonvallazione. È la nona di Beethoven. Allora io adesso voglio diventare un attimo serio, perché qui c'è qualcosa di grave che sta accadendo e io non posso far finta di niente più, perché se io ci metto 4 ore perché vado a Napoli a fare una lezione al liceo musicale gratuita, e sono andato lì perché per spirito ho detto voglio vedere questi ragazzi come ragionano. Vabbè, allora, è soprattutto per evitare che l'ignoranza dilaghi, perché l'ignoranza è una cosa terribile, senza cultura non si risolve niente. Io vi sto adesso trasformando il mio intervento in un incubo, perché voglio vedervi avere a che fare con la retta acustica, che è questo, sul muro sotto cavo martello, e questa cosa qua pure la crea l'ignoranza, perché basta regolare il gain. Allora, ci hanno abituato a sentire quel rumore, perché quel rumore sono i favori che uno deve andare a chiedere, scusa, ma dobbiamo fare l'evento, noi lo vogliamo fare gratis, ci mettiamo noi tutto, montiamo tutte le cose, no. E perché no? No, perché sai, la Vodafone ci vuole dare dei soldi perché è un'area disagiata, noi vogliamo fare un laboratorio per i bambini con le attività, con le cose, 100% di pulizia, assolutamente, tutti i contributi pagati. No, spegniamo i telefonini prima dell'ultima cosa. Allora, negli anni chi mi conosce sa che su questo territorio io ho cercato di farmi sentire con la cultura. Ho portato quella cultura nel mondo. Perché andare a fare un live mondiale che ha toccato l'Arabia Saudita, che ha toccato l'Egitto, che ha toccato la Turchia, con gli sponsor più grandi del mondo che sono andati lì a dire investiamo su di voi, e io mi sono portato persone di Villaricca, ballerini, artisti, me li sono portati, sapete perché me li sono portati? Perché gli arabi hanno detto noi vi possiamo dare il rimborso, va bene, ho parlato con il Presidente della Repubblica, loro ci hanno parlato, però è arrivato poi anche una portaerei che noi credevamo avesse prodotti tipici, e quando io ho chiesto di suonare anche su quella portaerei perché tenevi i prodotti tipici, mi è stato detto no, ma lo iato là, no, nel Golfo Persico, e non le armi i prodotti chimici, non usavo caciotto, pecorino, no. Allora questo governo deve andare a casa, questa è la mia idea, perché se noi finanziamo i criminali che sono altrove e li finanziamo con le armi, i criminali ci vendono il petrolio e poi fanno, non andiamo a votare, non facciamo. Allora, una sola cosa è la verità, la cultura ci salva. Senza la cultura troveremo sempre qualcuno a cui dobbiamo chiedere qualcosa. Questo periodo deve finire. Salve a tutti, sono Rosario Albano. Sono
un attivista del Movimento 5 Stelle, un attivista. Ho deciso di entrare in politica nel Movimento 5 Stelle perché, essendo nativo di Villa Ricca, ho visto la mia cittadina, cioè, distruggersi, essere abbandonata da persone che non la vogliono curare, non hanno interessi nel curare la nostra città. E quindi grazie a loro, grazie a tutti i ragazzi, grazie al Movimento 5 Stelle, oggi vedo una vera alternativa. Tante persone che avevano perso la speranza, ora, oggi sembra che la stanno ritrovando. E quindi che dire, sosteneteci, non lasciateci soli e aiutare. La trasparenza dovrà essere la prima cosa e la partecipazione. Bravo. Sono un po' emozionata. Buonasera a tutti. Sono Roberta Saraceno, candidata a Villa Ricca col Movimento 5 Stelle. Sarò molto breve. Io sono stata per 2 anni ad osservare il movimento, perché quando ho conosciuto il movimento ero molto scettica, avevo paura, ero disillusa, dicevo non è possibile che dei cittadini finalmente facciano della politica onesta, pulita. Ero molto scettica, devo dire la verità, e sono stata per 2 anni ad osservare il movimento e poi alla fine però mi sono convinta, scendendo in campo, facendo la rappresentante di lista, osservando quello che accadeva nei seggi elettorali l'anno scorso, ed è stato terribile. Qualche giorno fa sono stata, scusate, tremo un pochettino, sono un po' qualche giorno fa, dicevo, sono stata in piazza insieme agli altri attivisti, insieme a Rosario, con la nostra fantastica bicicletta, con il cartellone con scritto Movimento 5 Stelle, e mi è capitato di vedere, di parlare con il segretario del seggio in cui io facevo la rappresentante l'anno scorso. Non mi ha voluto dare la mano, non mi ha voluto neanche parlare, perché diceva: voi, tu l'anno scorso, sì, proprio tu l'anno scorso, ci hai rotto. Avete immaginato, non ci avete rotto le scatole. Perché? Perché io ero molto vigile, ero molto attenta, perché quello che accade in un seggio elettorale è terribile, nel senso che cercheranno e cercano in tutti i modi di portare dei voti, magari, ecco, anche al PD, che non sono proprio legali. Insomma, voi sapete bene, insomma, in particolar modo gli attivisti e i consiglieri sanno quello che accade in un seggio elettorale. E quindi, insomma, per me è stata inizialmente un po' una sorta di soddisfazione, tra virgolette, perché penso: allora ho fatto bene il mio lavoro, perché almeno lì ho rotto le scatole, perché ho fatto in modo che l'omertà non prevalesse in quei seggi. Perché la gente non parla, la gente, come già stato detto, si vende per 20 euro. L'anno scorso la gente si vendeva per 20 euro. E pensavo che quest'anno possa accadere la stessa cosa. Quest'anno 50, insomma, ma è comunque lo stesso. E quindi, dicevo, io ho cominciato questo percorso politico grazie anche al sostegno, insomma, di Luigi, che mi ha voluto anche nella sua squadra, e sono molto molto contenta. Io sono giovane, ho 22 anni e potrei tranquillamente spendere i miei giorni, insomma, come una ragazza normale, anche se invece mi sono usciti i capelli bianchi grazie al Movimento 5 Stelle. Però sono contenta perché dentro di me ho sempre provato una profonda rabbia verso le istituzioni. Ogni volta che accendo la TV vedo ogni volta che accendo la TV e sento parlare un politico locale mi sale la rabbia, perché penso che noi veramente, se siamo uniti, possiamo fare qualcosa per il territorio, ma dobbiamo essere uniti, dobbiamo essere guidati dall'onestà, dalla trasparenza. Noi non possiamo farci comprare, noi non possiamo dar modo a loro di prevalere sul nostro territorio. Se noi siamo qui a candidarci, noi giovani, è perché io penso che la politica sia anche dei giovani, perché la rabbia che ci appartiene ci riuscirà a farci vincere queste elezioni. Io ne sono convinta. Salve, buonasera, sono Nicola Bonanno, pure io candidato originale al sindaco.
io ero uno di quelli là del condivido, cioè nel senso dietro al computer mi indignavo, vedevo i video di Battista, Grillo e condividevo, pensavo di fare la mia parte. E soprattutto il fegato mi andava, mi ribolliva, stavo là a dire agli altri, non hai capito cosa hanno fatto. Poi fortunatamente proprio con Sergio Puglia, quando è venuto a Villaricca, ho capito che io potevo partecipare più attivamente a questa realtà, perché poi effettivamente è una realtà consolidata. E quindi il fatto di stare in questa lista, poter dire la mia, poter andare per le case, poter dire oh sveglia, perché condividere oppure lamentarsi non basta. Basta adesso, il basta bisogna dirlo agli altri che ci prendono in giro. Cioè, penso che forse gli altri non si sono resi conto che la televisione sta per finire, sta per scadere. Adesso le persone stanno cominciando a informarsi meglio, perché forse la realtà dei giovani indignati che parlava Roberto prima, è arrivato il momento di veramente fare qualcosa e di dire fuck you. Quindi vabbè, giusto per utilizzare una parola all'inglese di Grillo, finisco qua il mio intervento e dico svegliamoci veramente tutti, grazie. Anche tu, ringrazio a tutti che siete arrivati, mi chiamo Emanuele Amoruso. Bravo! Quattro anni fa, insieme a quattro amici, veramente, quattro sconosciuti al bar, perché all'inizio non ci conoscevamo. Luigi, Piero, Daniello, Pasquale Saladillo, che ormai è scomparso, non sappiamo un'anima, poi chi era più? Alessandro Caramillo. In questi quattro anni di gazebo veramente abbiamo cercato di far partecipare un sacco di gente, cioè ci avvicinavamo alla gente per cercarla di informare, di far conoscere che cos'era il Movimento 5 Stelle. Ci hanno sempre chiesto il patto del PD, del caso Quarto, ma chiediamo noi a loro di aiutarci a cambiare le situazioni dei problemi di... Volevamo cercare di cambiare Villaricca. Nell'ultimo annetto siamo cresciuti tanto. Quello che chiediamo più che altro nelle prossime elezioni comunali non è votare noi consiglieri, chiediamo di votare il Movimento 5 Stelle, chiediamo di conoscere il programma, non le persone, più che conoscere il progetto, quello che ho in mano è il programma, che prossimamente troverete online sulla pagina. Scusate che sto scurioso. Quindi lascio qui e scusate. C'è una generazione di persone, quelle là che fuggono via. Allora io quando vedo persone come Emanuele che si emoziona davanti alle persone, anche a me, vabbè. Agnello Tirelli, architetto villaricchese, come qualcuno dice doc, cioè cresciuto nel centro storico tra virgolette. E per chi è un po', io sono uno dei forze più grandi del gruppo e sono fiero di avere dei ragazzi che mi stimolano in continuazione, cioè è una cosa impressionante. Rosario, Emanuele, Roberta, con cui discutiamo alla grande perché ci confrontiamo in maniera bella schietta. Ragazzi che vorrei che, non tanto loro perché ormai sono una certa età, ma attraverso loro riuscissi a vivere quello che ho fatto io. Io ero libero di giocare, libero di stare in mezzo alla gente, libero di andare dovunque. Ero libero e non avevo la preoccupazione di guardarmi costantemente intorno. Questo non lo possono più fare i ragazzi, i bambini, i giovanotti, non si può fare più. E in un paese dove ho visto una trasformazione regressiva, cioè di 30 anni a questa parte, mi sento anche la responsabilità da architetto, perché lavoro sul territorio e dico a Tommaso guarda che non possono più
fermarsi sul PUC, perché il piano territoriale provinciale è stato approvato, adottato, e quindi non lo possono fare più, e stiamo lavorando anche per questo. Il PUC sì, il PUA, quello che vogliono fare, questa enorme porcata, sì, grazie a lui, enorme porcata di prendere un, vendersi attraverso, dare le case, opportunità cooperative, vendersi una parte del territorio perché è loro, perché così ci guadagnano, non lo possono fare più, non lo faranno. Il paese ricomincerà dal centro storico e finirà dove sta Ciro in giro, Giovanni, finirà a quella che noi chiamiamo più là, l'autunna di Maradona. Il territorio sarà quello e lavoreremo attraverso una via che collega tutto il comune liberamente, con le biciclette, con le macchine, col trasporto pubblico, con tutto. Il paese deve essere di tutti, per tutti e senza nessun vincolo per la gente nel movimento. Questo è dare alla città, ai cittadini. Grazie. Signore, buonasera, mi chiamo Ciro Lungo e sono candidato con Luigi Nama al sindaco di Villa Ricca. Perché mi trovo qua? Perché ho conosciuto delle persone stupende, tipo Salvatore. Come l'ho conosciuto? Con una soffiata. Lui stava al comune di Villa Ricca per delle cose sue. E io sono andato lì e gli ho chiesto di prendersi degli impegni con me. E lui l'ha fatto, è venuto con me sul territorio a conoscere la famosa Cavalma, siete ragazzi, il famoso nostro, ma forse è stato il gatto, non proprio, sì, perché gli ho detto che se lui non veniva con me io non prendevo i famosi farmaci salvavita, ma per questo non fa niente, perché sto qua, perché come tutti quanti qui presenti vorrei e cercherei e cercheremo di cambiare un po' la politica di Villa Ricca, dove che per anni e tuttora sta ancora in mano a questi signori. Siamo stanchi di pagare l'acqua 10 volte tanto perché non ci arriva con la pressione giusta. Ripeterò le stesse cose che hanno detto gli altri. Non abbiamo un autobus perché ci hanno fatto delle scuole vicino alle discariche. Ecco perché sto qui. E spero che grazie a voi andremo al comune e cercare di chiarire o tantomeno di avere quella legalità che per anni non ci hanno dato. Grazie. C'è qualcun altro che vuole parlare? La cosa importante è per vero, noi siamo i candidati, ma come ci ricordava Luigi, il momento è importante poi il giorno delle elezioni, quindi a me servono anche i rappresentanti di lista, e per le amministrative il rappresentante di lista deve essere uno che ha residenza, quindi questa volta l'aiuto agli amici dei comuni vicino, purtroppo non lo possiamo chiedere, ma a noi servono i rappresentanti di lista su 25. Ci sarebbe lo stesso per la settimana. Ah, su questo non l'avevo dubbio, questo non l'avevo dubbio, però quindi aiutateci anche in questo, il voto e a fare anche i rappresentanti di lista. Grazie. Ci sono domande? Se non ci sono penso che possiamo anche chiudere qui. Sì, c'è assolutamente il giornalisti, sì, giornalisti vogliono fare. Faccio una domanda, voglio chiedere su quali punti della politica villaricchese degli ultimi anni voi ritenete sia stata mancante? Su quali punti sia stata mancante la politica, quindi voi punterete nei primi 100 giorni? Dovrei contare fino a 10, in realtà basta uno. Per me non hanno fatto nulla. Non c'è un punto, non è una questione di discutere su dei punti. E il bello da chi vuole, per chi vuole fare qualcosa qui sui territori, come dire, è facile farlo, apri la finestra la mattina e la facci. E ci stanno tutti quanti i problemi. Non è che c'è qualche cosa che è stata fatta e qualcosa che non è stato fatto. Qui non è stato fatto nulla. Noi riteniamo che ci sia stata inerzia. Cioè siamo andati avanti così.
per 20 anni qualcuno ha fatto qualche cosa, magari utilizzando in modo anche regolare, per la moda c'è, cioè secondo quelle che erano le regole del tempo che poi sono cambiati, quindi c'è qualcuno, c'è chi ha costruito, perché qui a Villaricca parecchi senti dire, vabbè, ma Villaricca teniamo 3 ville comunali, teniamo la caserma dei carabinieri, teniamo l'ASL. Peccato, però le stiamo pagando noi per queste cose, nel senso che chi l'ha fatta non le ha pagate, perché è vero che era permesso farlo, ma i debiti sono andati via via alle amministrazioni successive, quindi non c'è stata attenzione. Il bilancio armonizzato permette di avere un controllo maggiore sulle spese, sulle entrate, ma intanto i debiti ci sono stati fatti. Politiche giovanili, c'era lo sportello Info Giovani, una cosa del genere, che è stato praticamente disatteso da subito. C'è qualcuno che ha assistito a qualche riunione, uno, due, poi non è stato fatto nulla. Attività produttive, zero. Non penso ci siano qui commercianti che abbiano avuto sostegno o abbiano avuto un confronto. Io ritengo, e noi insomma abbiamo discusso su questo, che la forza di un comune in queste condizioni, soprattutto con il mancato di trasferimenti dallo Stato centrale, siano le associazioni. Quindi un confronto continuo con le associazioni, con chi già opera sul territorio e quindi fa qualcosa, c'è importante. Noi non abbiamo avuto sentore di questo, se l'hanno fatto in modo nascosto, sono stati bravi, ma noi non ce ne siamo accorti. Un trasporto urbano che non esiste, l'abbiamo già detto, non devo ripetere. Politiche sociali sembrano quasi un arroccamento, la politica sociale a Villaricca, beh, c'è Mugnano che è stato comune capofila per le politiche sociali, non si conosce che cosa succede, non si sa. C'è qualcuno che gestisce fondi che tra l'altro non sono comunali ma provinciali, ma non sappiamo poco. A Villaricca è stato fatto un bando per i disoccupati utilizzando ILOA, ma l'ha protocollato il Movimento 5 Stelle, e ho la mail che mi è arrivata dal comune in cui mi dicono la sua proposta, la vostra proposta è stata approvata, quindi ai disoccupati, cioè, ma l'abbiamo fatto noi dai cittadini, cioè nemmeno questo sapevo. L'8 per 1000 da destinare all'edilizia scolastica l'abbiamo protocollata noi, un anno fa siamo andati al comune e abbiamo detto guardate, lo sapete che indirizzando la richiesta alla Camera dei Deputati avete la possibilità di ottenere con l'8 per 1000 dei fondi, no, l'hanno fatta, l'hanno pure sbagliata la domanda, quindi esiste una determina di dicembre 2014 a cui però non si è dato seguito perché hanno fatto una diatriba in corso tra Stato e Comune, quindi alla fine hanno perso dei soldi. Ed è lì che c'è stato qualcuno che ha detto, vabbè, ma come non importa, questa cosa l'ha fatta il Movimento 5 Stelle. Quindi la questione fondamentale è che non solo non c'è partecipazione, c'è l'arroganza di non sentire le istanze dei cittadini. Quindi per me politica non ce n'è stata. Per me la politica è dire sì o no, non c'è stata politica, non c'è stato nulla. Abbiamo assumito tutte le... Siamo stati bravi, perché sabato io... E quindi niente, la finiamo qui questa serata, vi ringrazio di tutto, veramente di cuore. Grazie a tutti, votate il Movimento 5 Stelle. Ah, l'altra cosa, domani si va a votare, quindi domani assolutamente la presenza è sempre.